Eccoci qui con l'ingegnere Paolo Pieri della provincia di Torino, esperto di problemi di sicurezza, a cui chiediamo prima di tutto qual è l'approccio con cui la scuola si deve mettere in contatto con l'ente proprietario per avere un atteggiamento positivo, attivo a proposito dei problemi riguardanti gli edifici scolastici. Buongiorno, lo stesso decreto 81 cita molto spesso il termine comunicazione, quindi il datore di lavoro scolastico con il supporto del servizio di prevenzione e protezione, a volte interno, a volte esterno, deve cercare di costruire un rapporto collaborativo con l'ente locale proprietario e non limitarsi per esempio a fare delle semplici segnalazioni, magari non fondate su mancanza di documentazione, senza supportarle con anche la dimostrazione di aver fatto una valutazione dei rischi e aver messo in atto delle misure compensative che devono cercare di ridurre il rischio nell'attesa che ci sia l'adeguamento definitivo da parte dell'ente locale. Ingegnere, i docenti che riscontrano delle anomalie anche nei laboratori, nei locali, nelle biblioteche, nelle aule, cosa devono fare? Beh, devono comunque sempre segnalarlo, perché la segnalazione non è un compito soltanto delle figure sensibili alla sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione o gli addetti al servizio di prevenzione e protezione oppure i preposti di laboratorio, ma è un diritto ma anche un dovere di tutti i lavoratori. Quindi chiunque si accorge di qualche malfunzionamento, di qualche anomalia, lo deve segnalare, e chi di dovere deve mettere in atto la misura compensativa, quando anche decidere di interrompere l'attività o bloccare l'utilizzo di un'attrezzatura finché non è stata riparata e messa adeguatamente a norma. A livello di didattica ci sono delle indicazioni riguardanti sia la sicurezza che la disposizione ad esempio dei banchi? Allora, io ormai sono laureato da tantissimi anni e tutte, diciamo, le teorie di utilizzo delle aule didattiche e di conformazione delle aule didattiche a ferro di cavallo, a lezione con i banchi in fila per due oppure a divisi per gruppo, sono già vecchie, dagli anni 50. Quello che invece dovrebbe essere portato avanti è un nuovo metodo, un nuovo modo di insegnare, che oltre a utilizzare la lezione frontale usi anche il lavoro, diciamo, di gruppo, il cooperative learning, che però deve essere adeguatamente supportato da attrezzature diverse e dagli arredi disposti spesso e volentieri anche in modalità diversa per facilitare la socializzazione da parte dell'allievo. Per concludere, la sicurezza è solo un problema economico, di soldi che purtroppo spesso non ci sono, o ci sono anche delle possibilità di organizzarsi e di prevenire gli infortuni diversamente? Ma la sicurezza è anche un problema economico, ma è soprattutto un problema di cultura, un problema di cultura e di approccio che deve essere portato avanti non soltanto da coloro i quali la devono fare, ma anche da coloro che la devono in un certo qual senso utilizzare e subire, possibilmente in positivo. Quindi il lavoratore deve essere responsabilizzato tanto quanto i datori di lavoro o le figure intermedie per cooperare al raggiungimento dell'obiettivo comune, che è quello di vivere sine cura. Il termine sicurezza deriva dal latino sine cura, quindi senza la paura di farsi male e di subire degli incidenti. Grazie, ingegnere.